Io non ho problema a chiedere scusa, anche perché mamma Piera è una vittima. Ma per noi il patto con voi, telespettatori, vuol dire dare notizie. Ed è per questo che noi continueremo a fare il nostro lavoro. Perché nessuno può decidere cosa i giornalisti devono occuparsi e noi lo faremo sempre, anche questa sera. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Jo Red e oggi si parla di Denise Pipitone a quarto grado, si parla del caso e Piera prontamente risponde. Vediamo che cosa è successo. Non è servito a nulla l'ultimo post di Piera Maggio rivolto al programma Quarto Grado, in cui chiedeva di non parlare più di lei e di sua figlia, in poche parole del caso. In caso contrario partiva la diffida. Tutto ciò dopo le ultime frasi offensive pronunciate da giornalista Carmela Abate nei confronti di Piera. Nonostante ciò, Gianluigi Nuzzi ha deciso di parlare del caso anche in quest'ultima puntata. Quest'ultimo però prima ha posto le sue scuse in diretta. Ecco cosa ha detto. Mamma Piera vuole delle scuse da noi? Io non ho problema a chiedere scusa, anche perché mamma Piera è una vittima di questa storia. Da 17 anni sta cercando la verità, capire cosa è successo alla povera Denise. Ma per noi il patto con voi, telespettatori, vuol dire dare notizie, dare documenti, vuol dire approfondire e fare un racconto e incontrare il vostro interesse. Ed è per questo che noi continueremo a fare il nostro lavoro, che è quello di dare notizie. Perché nessuno può decidere cosa i giornalisti, di cosa devono occuparsi e i temi e gli argomenti. E noi lo faremo sempre, anche questa sera. Piera a tutto ciò risponde nuovamente su Facebook e lo fa dopo che la puntata è finita, proprio per non dare altro di cui parlare in diretta. Questa è stata la risposta. Siamo stupidi? Andremo avanti nelle sedi opportune. Sembra che Piera non abbia preso la bene la decisione di Nuzzi. E voi che cosa ne pensate? Scrivete nei commenti e ditemi la vostra. Per il momento ho concluso il video, se vi va iscrivetevi al mio canale per altre news. Un grosso abbraccio da Jo Red.